Buonasera, benvenute e benvenuti a questo incontro con il webinar del Centro Studi Bhaktivedanta. Vi saluto tutti anche a nome di Marco Ferrini, che purtroppo non è potuto essere presente a causa di una temporanea indisponibilità fisica. Avrete l'opportunità di poter beneficiare della sua presenza il 10 di ottobre. Nel frattempo io sono lieto e grato di essere qui con voi e di poter condividere questa ora insieme su un tema che è molto importante, direi centrale, e attraverso questo momento in cui condividiamo questi temi così importanti insieme, vorrei cercare di trasmettervi il senso dello studio, il senso dello studio delle scienze tradizionali dell'India. E questo, ecco, l'obiettivo di questa sera, quello di condividere l'importanza di intraprendere un percorso di conoscenza interiore, un percorso di conoscenza di sé. Infatti il titolo originale della serata è Conosci te stesso, vivi in armonia con gli altri. Infatti dalla conoscenza di sé è possibile realmente acquisire quella capacità di sapere entrare in relazione, no? Di saper comunicare, di saper relazionarsi e di acquisire il senso degli eventi, il senso di quello che accade. Non vivere la vita subendola, ma vivere la vita con un senso proattivo, con un senso evolutivo, con un orizzonte di senso volto alla crescita, alla consapevolezza e all'armonia interiore. Quando viviamo la vita invece subendola, quindi subendo gli eventi, subendo i pensieri, subendo le emozioni, non acquisendo quella capacità osservativa, in ascolto, in osservazione di quello che accade nel nostro mondo interiore, non cogliamo l'opportunità straordinaria di vivere il presente, di vivere con consapevolezza, il succo e il senso della vita stessa e quindi di beneficiare della straordinarietà della vita, di quello che ci trasmette profondamente e quindi della bellezza delle relazioni, della bellezza del creato. Le scienze tradizionali dell'India in questo senso non sono un optional intellettuale, come apparentemente potrebbe apparire. Sono altresì un'opportunità straordinaria proprio di conoscenza personale. Io qui ho scritto: non abbiamo bisogno di uno studio da salotto, da aule accademiche in cui si utilizza un linguaggio che solo pochi possono comprendere. Abbiamo bisogno di strumenti reali per poter cambiare la vita, il nostro modo di osservarci e accoglierci, le relazioni, per capire il senso della vita e della morte, imparare ad andare oltre le apparenze, saper gestire la crisi e coglierla come opportunità di trasformazione. In effetti, il senso del Centro Studi Bhaktivedanta, secondo la visione e la missione di Marco Ferrini, è proprio questa, quella di dare degli strumenti reali. Quindi fin da quando è nato il Centro Studi Bhaktivedanta, lo scopo è stato proprio questo, non quello di fornire degli strumenti così intellettuali, cognitivi, dei concetti magari da poter presentare come ornamento, ma come dei concetti e degli insegnamenti preziosi e quindi delle opportunità per poter cambiare la propria vita, proprio per migliorare il senso della vita, per migliorare la qualità delle relazioni e per dare un senso a quello che stiamo facendo. Da quando personalmente ho avuto la fortuna e l'opportunità di intraprendere il servizio come docente nel Centro Studi Bhaktivedanta, ricordo nei primi anni, circa 12 anni fa direi, quando ho iniziato il mio servizio come docente, Marco Ferrini ha sempre detto: non dovete pensare di svolgere il vostro servizio pensando di essere dei professorini, no? Ma delle persone che sono al servizio degli altri, no?
E quindi in questo senso è importante che siate voi per primi a vivere nella vostra vita quello che insegnate, perché in effetti se ci pensate, insegnare qualcosa che poi non lo si vive è tremendo, cioè dà un senso di ipocrisia che davvero è devastante, no? Questo l'ho sperimentato anche nel mio percorso prima di conoscere il centro studi Bhaktivedanta, quanto fosse difficile insegnare qualcosa che davvero non l'avevo vissuto. Qualche volta mi è capitato che mi davano un corso o magari delle lezioni che davvero non erano proprio le mie, ma che avevo magari letto qualche libro, qualche articolo scientifico, e mi accorgevo quanto fosse difficile riuscire a trasmettere qualcosa alle persone che avevo davanti, mentre invece risultava molto più semplice, autentico, e riuscivo a trasmettere qualcosa nel momento in cui insegnavo quello su cui lavoravo, su cui magari passavo anche le notti, le domeniche, sporcandomi le mani, no? come si dice. Che dire quando si tratta di scienza delle relazioni, quando si tratta di scienza della vita. Quindi è importante per voi sapere che all'interno del centro studi Bhaktivedanta cerchiamo, naturalmente con i nostri limiti, di fare proprio questo, ovvero di insegnare quello che cerchiamo anche di vivere, con le nostre difficoltà naturalmente, perché siamo esseri incarnati che vivono all'interno di del mondo materiale, dove ci sono i guna, no? Dove il mondo della materia è in continua trasformazione e crea poi difficoltà, e sono proprio queste difficoltà che cerchiamo di superare. Quindi il centro studi Bhaktivedanta, i corsi in scienze tradizionali dell'India, in corsi in scienze dello yoga e delle risorse umane, proprio per dare strumenti reali, strumenti concreti di evoluzione, di cambiamento e di sviluppo delle potenzialità umane. Ok? Questo è un punto molto importante che vorrei condividere con voi come docente del centro studi Bhaktivedanta, che vorrei che passasse come messaggio centrale, fondamentale, proprio perché personalmente ormai da 15 anni, da quando io stesso ho iniziato lo studio delle scienze tradizionali dell'India, ho compreso quanto siano importanti questi concetti, questi valori, e quindi il loro studio, la loro condivisione poi con persone che camminano con noi, no? Con persone che camminano insieme, perché per noi ciò che è importante è la condivisione. Quanto siano importanti proprio per superare i momenti difficili della vita, per superare le crisi, per superare i conflitti, per superare le perdite, i lutti, quindi per comprendere la nascita e la morte, e per avere strumenti reali di armonizzazione e di crescita. In effetti, come vi dicevo all'inizio, le scienze tradizionali dell'India non sono un optional, sono un must, che proprio nei momenti di difficoltà forniscono quel qualcosa in più a livello di ispirazione e a livello di comprensione, di realizzazione personale, per poter superare quegli eventi che altrimenti risultano veramente difficili quando ci troviamo ingabbiati all'interno di gabbie mentali e di attitudini mentali, di pensiero ed emotive coatte, no? Quando ci ritroviamo all'interno di schemi di pensiero e di emozioni che non riusciamo a oltrepassare, e pensiamo che più restiamo lì, quindi magari più caparbiamente rimaniamo agganciati alle dinamiche della materia, più ne usciamo. In realtà siamo come avete presente quelle cavie, quei porcellini d'India che si muovono all'interno di una ruota e corrono, ma sono sempre lì? Oppure come quei pesci che rimangono ingabbiati nelle reti, no? Si muovono, ma non ne escono. Si rimane all'interno di circuiti di questo tipo, non avendo strumenti per poter uscire. Cioè, quello di cui abbiamo bisogno
per vivere meglio gli eventi che disturbano la nostra esistenza, che la rendono più pesante, e avere strumenti per osservare quegli eventi, avere strumenti per diventare degli osservatori, per diventare attenti nell'ascolto di quello che si muove dentro di noi e sviluppare quella che si chiama nello yoga capacità metacognitiva, cioè una capacità osservante, decentrante e di gestione dei pensieri e di gestione delle emozioni, proprio per porsi su un altro piano di realtà, un altro piano di visione, quel piano che consente di poter gestire, superare le difficoltà e crescere. In questi anni di cura delle persone ho osservato quanto sia proprio questo un anello essenziale, fondamentale di cambiamento, quello di comprendere, di porsi sotto altri punti di vista. E lo studio delle scienze tradizionali dell'India e la pratica degli insegnamenti connessi consentono proprio questo. Per fare questo, Marco Ferrini, attraverso la sua visione e tutta l'Accademia, poi compresi i docenti, i tutor che si sono formati nel corso del tempo, ha avuto la capacità di mettere, di programmare, di pianificare dei percorsi didattici e quindi di testi e quindi di ascolti, strumenti di lavoro, che hanno una particolarità ben precisa, ovvero il linguaggio, un linguaggio fruibile, un linguaggio comprensibile e che quindi possa essere messo subito in pratica, quindi non un linguaggio ricercato e difficile sul piano accademico, no? E sul piano della lingua, ma proprio un linguaggio che possa essere compreso e messo in pratica da diverse persone che appartengono a diversi livelli culturali e sociali. Ed in questo senso è stato importante proprio pianificare, programmare dei percorsi specificatamente orientati alle esigenze del singolo, ovvero in questo senso personalizzati, perché è molto importante la cura personale. Per chi ci conosce sa quanto noi curiamo la relazione, quanto noi curiamo la componente personale, la componente relazionale. In effetti noi docenti abbiamo questo come nostra principale caratteristica, quella di imparare a stare in relazione e quindi di insegnare a stare in relazione. Ed è per questo che ci preoccupiamo proprio della crescita individuale di ciascuno, predisponendo dei piani di studi che siano comprensibili ed efficaci a seconda del contesto che vive il singolo. Viviamo in una società fortemente egocentrata, viviamo in una società purtroppo fortemente opportunistica, frammentata, in cui occorre arrivare al risultato subito, presto, anche a scapito degli altri, a scapito delle relazioni, a scapito dei valori, purtroppo. Cerchiamo proprio di andare controcorrente, in un certo senso qualche volta ci sembra a noi di andare controcorrente, ma ci sentiamo anche a nostro agio in questo senso, proprio perché la corrente della società moderna va in una certa direzione, noi cerchiamo di andare in un verso opposto, quello più valoriale, quello dei contenuti, dei valori elevati, della ricerca di orizzonti di senso sani e posti su un piano valoriale assoluto piuttosto che relativo. Ecco, in effetti noi viviamo in una società fortemente relativistica in cui si pensa che è possibile agire come si vuole, che il pensiero, insomma, vivi e lascia vivere, e tanti altri dogmi moderni. In realtà cerchiamo attraverso questi studi di imparare invece cosa significa il piano relativo e cosa significa il piano assoluto e perché è importante porsi e ricercare il piano assoluto, quello valoriale assoluto, proprio nella ricerca di un orizzonte di senso. E quindi ecco
che in questo senso l'importanza di coniugare la componente di filosofia, la componente filosofica ed esistenziale e la componente pratica di relazione e di comunicazione. Ecco, cercare di coniugare gli insegnamenti contenuti all'interno delle sacre scritture, come per esempio la Bhagavad Gita, come gli Upanishad, come il Vedanta, che sono tutti testi che normalmente sono studiati ad alto livello accademico, cioè nelle università, e sono quasi, come dire, degli studi di nicchia, e noi cerchiamo proprio di rendere questi studi invece assolutamente fruibili nel qui ed ora. Ed è per questo che i nostri incontri in effetti poi si riconducono sì, ad uno studio, i nostri incontri intendo i nostri incontri didattici, i nostri incontri di tutoring e quindi di verifica dello studio, della verifica dello stato di avanzamento dello studio, diventano poi delle vere e proprie condivisioni sullo stato di avanzamento poi relazionale e di vita. Almeno quasi sempre a noi docenti accade questo, cioè il pretesto dell'uso del testo e quindi dello studio dei concetti diventa poi occasione per condividere esperienze di vita, quelle esperienze di vita che altrimenti diventerebbero molto difficoltose da poter affrontare quando non ci sono degli studi e quando non ci sono le persone adatte, idonee con cui condividere. In effetti, proprio sulla base di questa premessa, il centro studi è passato dal 2000-2001 con i primi corsi di studio che erano molto artigianali, allo stesso tempo con grandi contenuti, agli studi attuali, in cui c'è stato nel corso di questi anni un continuo aggiornamento, un continuo adeguamento dei testi e degli indirizzi didattici proprio per renderli fruibili per le esigenze del qui ed ora, delle problematiche moderne, no? Delle problematiche di oggi. E siamo arrivati oggi attraverso la proposta formativa con diversi indirizzi di studio, i quali vanno dallo studio della psicologia dello yoga delle risorse umane, che è il testo, il corso formativo, quello più classico, allo studio per esempio della scienza della salute, quindi lo yoga e la Ayurveda, due termini, yoga e Ayurveda, che purtroppo talvolta sono un po' inflazionati e divulgati anche non proprio nella maniera più aderente a quello che è la tradizione. Ecco, un altro punto importante e fondamentale è che la nostra scuola è proprio una scuola tradizionale, nel senso che noi facciamo parte di una tradizione che deriva da tempi molto antichi. In questo senso si chiama Guru Parampara, no? Ovvero una successione di maestri spirituali, che è di garanzia che il messaggio trasmesso arriva autentico, essendosi trasmesso da maestro autentico, da maestro riconosciuto a discepolo e così via. Ed è per questo che infatti noi docenti appunto pratichiamo, no, quello che insegniamo, ripeto, cerchiamo di praticare al meglio delle nostre possibilità. Quindi lo yoga e la Ayurveda vengono veicolati all'interno del contesto della tradizione, quindi facendo riferimento proprio ai testi della tradizione, per esempio per lo yoga facendo riferimento allo Yoga Sutta di Patanjali, piuttosto che all'Hatha Yoga Pradipika, per quanto riguarda gli studi più specifici, no? Dell'Hatha Yoga. La Ayurveda facendo riferimento alla Charaka Samhita o anche alla Shushruta Samhita o la Ashtanga Hridayam, che sono i tre testi fondamentali della Ayurveda, proprio per fare riferimento proprio alle fonti. Quindi non c'è un'autoreferenzialità, che è un aspetto importante. Ecco, su questo vorrei soffermarmi un attimo, no? Sull'aspetto dell'autoreferenzialità, perché oggi nella società di oggi c'è molto questo concetto del fai da te e dell'opinione personale, ma io penso così, io secondo la mia opinione le cose vanno così, o secondo me le cose devono essere così, ma secondo me chi?
chi è quel me che pensa quella determinata cosa? Cioè qual è il riferimento personale? Il riferimento personale rischia di essere una visione distorta della nostra, dei nostri schemi, dei nostri modelli di pensiero, del nostro ego. È per questo che è importante fare sempre riferimento quando si parla di filosofia, quando si parla di spiritualità, quando si parla di scienza della vita, fare riferimento a degli insegnamenti che sono radicati nella tradizione e quindi fare riferimento a dei testi riconosciuti, come autentici, che provengono dalla rivelazione, cioè da una tradizione rivelata, no? Quindi da persone che hanno realizzato dentro quella verità, no? È questo il senso della rivelazione, e che quindi questo sapere sia trasmesso da maestro e discepolo. Quindi non un'autoreferenzialità, ma un fare riferimento a testi ben specifici della tradizione, attorno ai quali certamente è possibile poi fare un'esegesi, è possibile fare poi un commento, no? Ed è per questo che cerchiamo di condividere l'importanza del concetto di Shruti e quindi di rivelazione, del concetto di Smriti e quindi di esegesi, no? Certamente si potrebbe dire l'esegesi poi fa comunque riferimento ad una interpretazione personale di chi esegue il commento. Sì, questo è vero, allo stesso tempo quel commento è radicato a dei riferimenti, e ciò che cambia nella Smriti, quindi nell'esegesi, non è tanto il contenuto, che è quello, ma il linguaggio, la modalità che si adatta secondo tempo, luogo e circostanze, quindi a seconda dello stato sociale. È per questo che è importante, per esempio, l'adeguamento dei commenti ogni tot generazione, no? All'incirca ogni 50 anni, per esempio, il linguaggio cambia la società, cambia il modo di pensare, il modo di vedere le cose, e quindi è per questo che è importante rinnovare il linguaggio, rinnovare gli insegnamenti attraverso nuovi strumenti che veicolino sempre gli stessi contenuti ma con una modalità diversa. Per esempio, all'interno della nostra tradizione, Marco Ferrini ha studiato e si è preparato attraverso gli insegnamenti del suo maestro, che è Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il quale 50 anni fa dall'India è venuto in Occidente e ha portato il suo commento agli Shastra, per esempio alla Bhagavad Gita, per esempio al Bhagavata Purana e altri testi che sono i testi fondamentali del Bhakti Yoga, no? E quindi dello yoga della devozione, dello yoga tradizionale, della bhakti, e l'ha portato appunto attraverso il suo linguaggio, e il linguaggio che era consono per la storia e la società di 50 anni fa. Adesso, che siamo appunto nel 2017, e quindi con i problemi della società di oggi, che certamente da un punto di vista, come dire, sottile, sono gli stessi di 50 anni fa, ma vissuti in modo diverso, no? Con stati sociali differenti. 50 anni fa negli Stati Uniti erano presenti diverse rivoluzioni sociali, no? E quindi con una modalità molto peculiare. Oggi, qui in Occidente, ma ormai anche in India, vista appunto la globalizzazione, sono presenti, i problemi si presentano sotto un'altra forma, e quindi c'è necessità di veicolare degli insegnamenti in modo idoneo per poter essere compresi con il nuovo status sociale. È per questo quindi l'importanza di una nuova modalità per veicolare il messaggio. E in questo senso, per esempio, all'interno dei nostri percorsi didattici abbiamo previsto proprio dei master, quindi dei percorsi formativi, ad esempio sulla Bhagavad Gita e sullo Yoga Sutra di Patanjali, proprio per veicolare questi insegnamenti attraverso un nuovo linguaggio, no? E questi studi derivano proprio dagli insegnamenti, da commentari che sono stati svolti, da studi quindi approfonditi, che sono stati svolti da Marco Ferrini attraverso anche uno studio comparato con le scienze moderne. Quindi è interessante perché
All'interno del centro studi Bhaktivedanta difficilmente sentirete parlare come dire, di opposizione di insegnamenti, ma piuttosto cerchiamo di veicolare l'integrazione e la complementarietà, proprio per acquisire il meglio dalle scienze, no? Quindi il vero significato di scienze integrate. Ecco, uno dei percorsi formativi sui quali ci siamo impegnati e che è un percorso formativo, come dire, nuovo in questo senso, è quello delle scienze dello yoga per l'armonizzazione delle emozioni. Questo è uno studio che ha impegnato, tra i tanti, il Centro Studi Bhaktivedanta negli ultimi due o tre anni, soprattutto in modo così intensivo, in cui abbiamo studiato che cosa sono le emozioni, stiamo studiando che cosa sono le emozioni veramente e come le emozioni influenzano le relazioni e quindi la stretta connessione tra emozioni, tra coscienza, emozioni e relazioni. E devo dire che è un percorso in questo senso davvero completo e estremamente utile per davvero comprendere le dinamiche umane, le relazioni e quindi per poter beneficiare di strumenti concreti e reali per migliorare la comunicazione con gli altri e la relazione intra ed interpersonali, proprio con l'obiettivo di acquisire una consapevolezza di dove stiamo andando, di dove siamo e di dove stiamo andando, no? Anche a fronte di eventi pure drammatici che possono avvenire. Questi studi derivano anche da un altro percorso parallelo, da altri percorsi paralleli che sono quelli più professionalizzanti del corso di counseling, del corso formazione insegnanti yoga. E attraverso gli studi comparati che sono stati effettuati in quei campi e le ricerche che sono state effettuate in quei campi abbiamo delineato delle dispense e dei testi che sanno armonizzare in modo efficace i testi tradizionali dello yoga, del Vedanta, dell'Upanishad e la scienza delle relazioni e della comunicazione e delle emozioni, proprio per cercare di comprendere davvero cos'è l'empatia, come si vive l'empatia, come si sviluppa l'empatia, ma quella vera, non quella finta, e come questa influisca poi sulla relazione. Naturalmente non manca all'interno del nostro percorso di studi il riferimento alla tradizione per quanto riguarda l'aspetto teologico e quindi è previsto anche un corso di teologia il quale appunto consente di entrare con ancora maggiore dettaglio all'interno della componente filosofica, esistenziale e di orizzonte di senso che non è assolutamente separata dalla componente più pratica, psicologica, ma anzi ne costituisce l'essenza. Infatti, e desidero qui aprire una parentesi importante, di fatto le scienze umane sono da sempre state definite in modo olistico, da sempre si sono presentate in modo olistico e unificato, anche in Occidente. La differenziazione e la frammentazione del sapere è un fenomeno sostanzialmente moderno, degli ultimi secoli, ma non è detto che tutto ciò che è stato proposto negli ultimi secoli necessariamente sia qualcosa di giusto o di utile. Per esempio, la frammentazione del sapere è stato oggettivamente qualcosa di dannoso e di limitante, proprio perché ha portato a perdere il senso. Per esempio ha portato ad una visione riduzionista e quindi ad uno studio delle parti, ad uno studio dei particolari, perdendo così di vista l'insieme, no? In questo senso è stato per me illuminante un esempio che Marco Ferrini spesso cita nelle sue lezioni, è come se noi entrassimo in un bosco e cercassimo di
comprendere ed imparare le dinamiche del bosco, le relazioni del bosco e quindi le relazioni tra le piante, come si muovono le foglie. Per esempio, una cosa che io non sapevo e che mi è stata spiegata, le foglie di un albero si muovono tutte in modo sincrono, seguono la luce in modo sincrono e comunicano tra di loro. È una cosa che io non sapevo, ma si muovono in modo sincrono per fare in modo di beneficiare al massimo della luce solare. No? Quindi non è che una foglia si muove in un modo, un'altra foglia si muove in un altro e non comunicano, ma sono in stretta comunicazione tra di loro. Che dire la comunicazione che c'è tra stessi alberi e tra gli animali che vivono nel bosco? È come se noi cercassimo di acquisire questa conoscenza concentrandoci soltanto su un albero, mettendoci davanti a un tronco dell'albero, no? Come se entrassimo in un bosco e ci mettessimo davanti a un tronco dell'albero e guardassimo soltanto il tronco, guardando il tronco, di capire tutto il bosco, no? E tutte le dinamiche del bosco. È evidentemente, come potete comprendere, impossibile. Beh, è quello che sta avvenendo oggi nella scienza moderna, nelle scienze mediche e nelle scienze biologiche e nelle scienze psicologiche anche, in cui ci si concentra sulla parte ma si perde di vista il senso. Ed è per questo motivo che infatti, per esempio, la Ayurveda è proprio una scienza olistica per definizione, in cui per studiare una determinata patologia si prende di vista l'insieme. E come primo aspetto essenziale lo stile di vita della persona, le sue relazioni e la modalità con la quale affronta da un punto di vista emotivo la vita. Il vero medico ayurvedico, il vero counselor ayurvedico, quando affronta il colloquio con il suo cliente, paziente, prende di vista proprio l'insieme della totalità dell'esperienza della persona che ha davanti e non soltanto la patologia, cioè non si concentra soltanto sul fegato, non si concentra soltanto su il mal di testa, bensì prende in considerazione tutto l'insieme come prima cosa. E poi a partire da lì dà delle indicazioni per migliorare la qualità della vita, per migliorare la qualità delle relazioni. Poi certamente se c'è necessità del trattamento va bene, ma viene visto come un aspetto secondario rispetto alla centralità, che è quella poi di facilitare la persona ad una nuova consapevolezza. E questo è il senso dell'olismo, no? Quindi di vedere la componente olistica che era presente anche prima in Occidente, ma che oggi purtroppo si è persa. Oggi se si ha, abbiamo tra i nostri corsisti una farmacista, no? E lei spesso mi dice che molto spesso le persone arrivano da lei con delle patologie, indicano delle patologie che semplicemente bevendo con più acqua potrebbero sparire. E lei questo lo dice, guarda che è sufficiente che lei beva più acqua per superare questo problema. Eppure no, le persone vogliono le pastiglie, non si accontentano di quello e devono uscire dalla farmacia con le pastiglie, no? Oggi la maggior parte delle persone sono purtroppo abituate secondo questa visione, secondo questo approccio, che è davvero tremendo se ci pensate, perché è la modalità poi limitante con la quale si affronta la vita, con la quale si affrontano le relazioni, e che ci sta portando purtroppo verso una società davvero preoccupante, no? Per questo ci inseriamo quindi con la nostra proposta formativa, che va proprio nella direzione opposta, in cui le materie di studio sono tra di loro strettamente connesse e concomitanti, cioè studiando una materia si studiano poi anche le altre in modo armonico, no? Proprio come in un puzzle, in cui si cerca di costruire la tela totale mettendo varie tesserine. Ok, naturalmente io sono qui e desidero rispondere anche e soprattutto alle vostre domande. Per esempio, alcune domande che ci sono pervenute già nel pomeriggio,
in attesa che voi possiate porre le vostre domande e che mi vengono poi passate attraverso questo strumento straordinario che è stato creato con la visione riduzionista, e per questo noi la ringraziamo, e attraverso l'approccio positivista, perché naturalmente non dobbiamo escludere tutti i benefici che sono arrivati, no, dalle scienze moderne. Io stesso sono un ingegnere elettronico e quindi pensate dalla visione razionale, no, da cui provengo, e quindi ne ho visti, li ho visti i benefici, ma ho visto anche i limiti, no, di questa visione. Ecco, infatti questa domanda che ci è stata arrivata è questa: quali benefici pratici può portare nel quotidiano uno studio nelle scienze tradizionali dell'India? Ho visto che ci sono indirizzi che coniugano lo yoga alle emozioni e alle relazioni. Come possono questi corsi portare miglioramenti in questi ambiti della vita? Ecco, questa è una domanda completa, che dimostra appunto la ricerca, no, di senso, cioè perché devo fare, perché sono importanti questi percorsi, perché è importante inserire come priorità questi percorsi. E guardate che questo è uno degli aspetti sul quale noi docenti poi in effetti più tra virgolette e con gioia lottiamo, no, con le persone che studiano con noi, perché poi sembra quasi, perché l'orientamento va in questo senso, che questi tipi di studi portino via del tempo ad altro, no? Ma non è così, davvero non è così, perché il dedicare un'ora al giorno a riflessioni fondamentali sul senso della vita, sulle relazioni e sulle emozioni, e quindi dedicare un'ora al giorno a questo, ma consente di guadagnare enormemente su diversi piani della nostra vita, perché si acquisisce maggiore consapevolezza, si acquisisce una maggiore capacità osservante, una maggiore capacità di gestione delle emozioni, una maggiore capacità relazionale, una maggiore capacità di restare centrati, fissi nell'obiettivo, quindi una maggiore capacità di progettualità, e quindi non solo di visione degli obiettivi della vita, ma anche del percorso per arrivare a quegli obiettivi, piuttosto che percorrere una strada come una barca in mezzo a un mare all'interno di un uragano, no? Ma proprio con degli strumenti reali, quindi con delle bussole ultra sofisticate che consentono anche all'interno di un uragano di andare verso l'obiettivo che ci siamo prefissati. In questo senso io posso portarvi la mia esperienza, naturalmente, sono qui anche per questo, perché io ho incontrato il Centro Studi Bhaktivedanta nel 2002. Nel 2002 io erano 2 anni che ero già, che insegnavo all'Università di Trento, e avevo 3 corsi, insegnavo 3 corsi all'Università di Trento. Mi piaceva quello che stavo facendo, ma avevo un rapporto di amore e odio con l'insegnamento, nel senso che tutte le volte che dovevo recarmi in aula sentivo sentivo una difficoltà, cioè, come dire, lo stomaco così si faceva sentire, no? Perché l'idea di andare davanti a 140 persone, insomma, grandi, e di parlare di argomenti così importanti, cioè, no, quindi a livello universitario mi metteva agitazione, ma allo stesso tempo avevo anche passione, e quindi questo stato emotivo di fatto lo subivo, e questo sicuramente poi arrivava dall'altra parte, tant'è che le valutazioni che poi ricevevo alla fine dell'anno erano del tipo che erano anonime, quindi gli studenti non mettevano il nome, ma erano anonime, e poi mi arrivavano a me e arrivavano al preside di facoltà, erano commenti del tipo competente ma troppo agitato, no? Uno una volta mi ha scritto calma prof, calma, e altri commenti di questo tipo, no? Quindi evidentemente arrivava un'attitudine così, sì, magari anche competente, però così venivano trasmesse, no, le agitazioni del momento, quindi un'incapacità di saper gestire con consapevolezza le emozioni. Ho
iniziato lo studio nel 2002 con il Centro Studi Bhaktivedanta, alla fine del 2002, l'ho terminato nella primavera del 2005, il corso di Master. In quel periodo le valutazioni erano decisamente diverse, del tipo professore calmo, solare, competente, e cioè è chiaro, questo è stato l'esito di quel cammino, pure di 3 anni di percorso che ho fatto sotto la guida di Marco Ferrini e dei docenti che mi hanno seguito in quel mio percorso. Quindi questo lo posso portare come testimonianza, no? E vi assicuro che io facevo un lavoro molto intellettuale, perché ero un ricercatore docente, quindi io ero nella ricerca, quindi usavo molto la componente cognitiva, seguivo corsisti, studenti, avevo anche dei servizi all'interno della facoltà. Tipicamente io rientravo a casa alle 8 o 9 di sera, non prima, quando anche alle 10 di sera, perché ricordo che prendevo l'ultimo treno per rientrare a casa spesso, e che rientravo anche alle 10, eppure mi ero dato come mia come mia sadhana personale quella almeno mezz'ora, 40 minuti comunque di studiare. Sì, facevo fatica, però aprivo il libro, e già l'aprire il libro e il leggere di argomenti così importanti che riguardavano la personalità, che riguardavano le relazioni, quindi aspetti concreti che mettevo direttamente in connessione con quello che era la mia vita quotidiana, mi dava grosso respiro, no? E questo ha consentito proprio di poter mettere in pratica direttamente quello che studiavo. Per esempio, la prima cosa che ho cercato di mettere in pratica era una capacità distaccata, ma presente, quindi non distaccata me ne freghista, perché questo è importante, ma distaccata ma presente durante le riunioni. Spesso durante le riunioni, durante le riunioni di dipartimento, del consiglio di dipartimento, del consiglio di facoltà, ne uscivo con un mal di testa allucinante, no? Perché le dinamiche erano quelle che molti di voi conoscono, che ci sono all'interno degli ambienti di lavoro, e l'università non è da meno. Devo dire che riuscivo a rimanere distaccato, cioè a osservare le dinamiche, ma con un'attitudine distaccata, ma presente rispetto ai contenuti che si stavano discutendo. Ed è questo proprio quello che vorrei cercare di condividere con voi, cioè l'importanza di acquisire degli strumenti per sviluppare la capacità metacognitiva. Noi diciamo proprio questo, la chiamiamo così, metacognitiva, perché va oltre la capacità cognitiva tradizionale, cioè di pensiero, no? Di riflessione, di ragionamento, e anche emotiva, ma proprio metacognitiva, e se vogliamo anche metaemotiva, cioè quindi quella capacità che ci consente di osservare i fenomeni di pensiero e i fenomeni di emozione, e quindi di porsi in ascolto di essi, e di poterli quindi gestire. In questo senso gli strumenti fondamentali che arrivano poi dalla pratica yoga sono quelli naturalmente della meditazione, quindi strumenti proprio pratici di meditazione, di ascolto e, perché no, anche di preghiera, visto che vista l'importanza di connetterci poi alla matrice divina, no, e di amore nella quale siamo connessi, no, che è poi lo scopo ultimo del nostro essere qui, cioè il raggiungimento di questa meta suprema. Ecco, vedo poi, ecco infatti un'altra domanda che era arrivata era proprio questa: molti impegni familiari e professionali, quali sono i tempi richiesti per questi percorsi e come posso conciliare lo studio con le tante attività che mi lasciano ben poco spazio nell'arco della giornata? Questo è il tema fondamentale con il quale ci scontriamo, no? Tra virgolette e bonariamente, noi docenti, quando seguiamo i nostri corsisti. Innanzitutto ciò che è veramente importante e ciò su cui noi lavoriamo è la motivazione, perché vedete, quando è ben chiara nella nostra vita la motivazione, cioè il perché facciamo qualcosa,
e quindi quando ne siamo consapevoli diventa, come dire, acquisiamo una energia diversa. Quindi ciò che è veramente importante è stabilire gli obiettivi, quindi gli obiettivi della nostra vita, quindi le priorità. Spesso, se osserviamo bene, diamo priorità a cose che poi alla fin fine davvero non sono di utilità per noi. Se andiamo a vedere nell'arco della giornata e come utilizziamo le giornate, facciamo una statistica, possiamo osservare che in gran parte molti aspetti li possiamo, come dire, potare, no? Proprio come un albero, no? Proprio come un albero che... un albero che ha tanti rami e tanti frutti, beh, quei frutti non crescono maturi. Per poter avere dei frutti maturi occorre potare e togliere magari qualche frutto, ma spesso quando i frutti crescono vicini bisogna toglierne qualcuno in modo tale che possano crescere meglio e succosi, no? È lo stesso per quanto riguarda gli obiettivi della nostra vita, quindi l'importanza di focalizzare bene gli obiettivi che noi vogliamo dare alla nostra vita e le priorità. Ma non solo questo, ma una volta che noi focalizziamo gli obiettivi, costruirci intorno quali sono le motivazioni per la realizzazione di quegli obiettivi e quindi le tempistiche. Quindi fare una buona pianificazione sul piano degli obiettivi, degli step per raggiungere gli obiettivi e delle motivazioni consente di poter organizzare il proprio tempo al meglio, no? In questo senso noi diamo supporto e cerchiamo di aiutarvi proprio personalizzando la relazione con voi. Questo pomeriggio ho avuto un incontro Skype proprio con una nostra corsista che tra l'altro è fuori Italia e stavamo insieme osservando proprio in questo senso la difficoltà nello studio a causa dei tanti impegni, no? E io ho cercato insieme alla corsista di vedere insieme quali sono gli aspetti che sta acquisendo dallo studio e che la stanno aiutando a migliorare la vita, no? Quindi più che rimanere per esempio sui concetti, il lavoro che abbiamo fatto quest'oggi è stato più di consapevolezza e di realizzazione. E nella mezz'ora in cui siamo stati insieme mi ha raccontato in modo fluido e in modo consapevole diversi aspetti, ma con orizzonti di senso, cioè con consapevolezza, li ha capiti quegli aspetti della sua vita che sono migliorati e che stanno migliorando. E le ho fatto osservare come quando si concentrava a cercare di descrivermi i concetti aveva difficoltà nell'esposizione, proprio anche nel formulare le frasi, ma quando invece si è concentrata ad osservare la sua vita e quindi a come la sua vita sta migliorando attraverso lo studio dei concetti, allora è diventata molto più fluida e mi ha raccontato diverse cose di sé. Potevamo andare avanti anche ancora per molto tempo, solo che avevo poi un altro incontro e quindi ci siamo interrotti, ma quindi per esempio con lei l'abbiamo impostato più sotto questo punto di vista. Ecco, su WhatsApp mi è arrivata un'altra domanda: è possibile studiare e fare reali progressi pur non avendo accanto un vero maestro e quindi l'esempio quotidiano? Angela dalla Svizzera. Angela, chissà perché ti ho... vedi, l'ho letto adesso il tuo messaggio, eppure mi sei venuta in mente tu, no? Nel portare l'esempio. Dunque, la domanda che poni è importante, è importante, interessante, fondamentale, proprio in virtù di quello che si diceva oggi relativamente all'autoreferenzialità, cioè il pericolo di non seguire gli insegnamenti provenienti da una persona che ha fatto un percorso autentico è quello di entrare all'interno di un processo autoreferenziato.
non è detto che sia sempre così, ma c'è grossa probabilità che sia così. Certo, potrebbero esserci poi le difficoltà della presenza fisica del maestro, ovvero, per esempio nel tuo caso, tu sei in Svizzera e la persona che stai seguendo è in Toscana. Ma oggi, grazie a questi strumenti, per esempio, tu adesso in questo momento sei in Svizzera e stai seguendo questo incontro con noi che siamo qui in Toscana, quindi siamo in contatto, cioè tu lo senti in contatto, c'è interazione tra di noi. Tu hai posto una domanda che ho letto in tempo reale, alla quale sto rispondendo in tempo reale, quindi gli strumenti oggi ci consentono fortunatamente di restare in contatto. E quindi in questo senso, anche se il maestro non è fisicamente presente vicino, lo possiamo raggiungere attraverso i suoi testi, i libri che ha scritto, attraverso i suoi ascolti e attraverso le lezioni e attraverso strumenti multimediali come l'email, come tanti altri strumenti che consentono di poter restare in contatto e di poter avere la relazione. Quando il maestro lascia il mondo terreno, restano i suoi insegnamenti, quindi resta, no, la sua presenza attraverso i suoi insegnamenti. Certo, diventa poi più impegnativo ed in effetti in questo senso per il soggetto è una prova quella, no? È il classico momento di crisi nel quale può fare una scelta, no? Come sempre, perché sono le scelte quelle che poi orientano la nostra vita, cioè di fatto la nostra vita è conseguenza di scelte che noi facciamo, in ogni momento noi possiamo scegliere. Io oggi pomeriggio, quando mi è stato detto verso le 15, le 16, che avrei dovuto svolgere questo webinar, poiché Marco Ferrini era temporaneamente indisponibile, proprio per una indisponibilità fisica, avrei potuto rispondere: no, non ho abbastanza tempo per prepararmi, scelgo di non farlo. No? Avrei potuto fare questa scelta, e che avrebbe, come dire, avrebbe portato su di me delle conseguenze. No? Ho scelto di condividere con voi al meglio delle mie possibilità delle mie riflessioni, quindi ho fatto un'altra scelta che porterà delle altre conseguenze, cioè noi in ogni momento attraverso le nostre scelte ci orientiamo in una direzione piuttosto che un'altra, quindi anche nel seguire una persona possiamo fare una scelta, e anche quando la persona che decidiamo di seguire non dovesse esserci più, anche lì possiamo fare delle scelte in accordo con quelli che sono i suoi insegnamenti. Stiamo parlando di un sapere millenario che appartiene ad altri tempi, distanti per cultura, storia ed epoca. Come si può contestualizzare nella vita odierna? È vero. Stiamo parlando di un sapere che è millenario, secondo la tradizione addirittura questa scienza, la scienza vedica, è nata nel momento in cui l'universo stesso ha cominciato a manifestarsi, è nato come realizzazione interiore in Brahma, il primo essere creato, no? Che nel momento in cui, secondo il mito vedico puranico, nel momento in cui è sorto dal fiore che sorge dall'ombelico di Vishnu, no, dal fiore di loto che sorge dall'ombelico di Vishnu, quando Brahma si è trovato nel nulla, perché c'era il nulla, non c'era l'universo, c'era il nulla, no? Perché anche questo è un concetto interessante, no? Perché cioè, cosa c'era prima del Big Bang? Il nulla, no? Non è che c'era lo spazio è conseguenza dell'evoluzione dell'universo, no? L'etere, no? L'etere è un Mahabhuta, è un elemento. Cosa c'era prima dell'etere? Il nulla, no? Quindi Brahma si è trovato nella simbologia, nel simbolo, nel mito vedico puranico, nel nulla, e lì si è posto in meditazione e ha realizzato dentro questo sapere, quindi questo sapere è più che millenario, è da sempre, per sempre, ma appunto si manifesta con la creazione dell'universo. Eppure i principi che veicola non hanno tempo, perché avevano
senso milioni e milioni di anni fa, avevano senso migliaia di anni fa e hanno senso adesso. Proprio perché parlano di cosa? Parlano delle difficoltà umane, parlano della difficoltà dell'essere umano a contestualizzarsi nel contesto, nel cosmo, nella vita, quindi a trovare un orizzonte di senso, perché parlano del problema tra virgolette della nascita e della morte e quindi di comprendere il senso della nascita e della morte. Questo è un quesito da sempre per chi si interroga sul senso della vita. I problemi relazionali ci sono sempre stati, i problemi della comunicazione ci sono sempre stati, di saper comunicare. Certo, adesso hanno un altro sapore, hanno un altro senso, un altro contesto. Infatti il lavoro importante del Centro Studi Bhaktivedanta è stato proprio quello di adeguare il linguaggio. Quindi sì, se si studiano questi testi, come dicevo all'inizio, all'interno di un contesto accademico tradizionale, quindi utilizzando un linguaggio ricercato e orientato a soddisfare dei bisogni della mente e quindi dei bisogni intellettuali, restano lì. E difficilmente diventano contestualizzabili. Ma se invece ci astraiamo da un modello meramente intellettuale, ma lo contestualizziamo invece nella praticità, possiamo osservare come sia possibile modificare il linguaggio e renderlo fruibile per poter beneficiare degli insegnamenti preziosi, dei principi che questo sapere veicola. Ed è proprio questo il grosso lavoro da fare continuamente, perché poi è un lavoro di continua ricerca che il Centro Studi Bhaktivedanta ha avviato e che anche voi potete contribuire a renderlo tale, cioè a renderlo fruibile. Per esempio all'interno del nostro corso di counseling, ma anche all'interno del corso nazionale formazione insegnanti yoga, abbiamo dei blog in cui i corsisti stessi scrivono le loro realizzazioni, quindi contribuiscono a creare un sapere, contribuiscono a creare spunti di riflessione per rendere pratico questo sapere. Una ulteriore domanda che è arrivata: serve una formazione specifica per iniziare un percorso di studio di questo tipo? Non ho fatto l'università ed è passato molto tempo da quando ho smesso di studiare. Non occorre, come ho detto, una formazione specifica, proprio perché laddove dovessero identificarsi, essere presenti delle difficoltà nello studiare, perché è tanto tempo che non si studia, oppure una persona non è mai stata abituata a studiare, quello che noi cerchiamo di fare proprio con l'obiettivo di rendere fruibile a tutti questi tipi di principi è creare dei percorsi formativi personalizzati. Quindi, per esempio, dei percorsi formativi attraverso soltanto l'ascolto. No? Per esempio, ci sono dei veri e propri percorsi formativi in cui soltanto attraverso l'ascolto dei seminari di Marco Ferrini e della loro condivisione con il docente è possibile fare un percorso personale, perché ciò che è veramente importante, e lo ribadisco, non è soltanto lo studio o l'ascolto dei concetti, ma la loro condivisione con qualcuno, cioè il poter condividere, è la relazione che poi fa crescere. Vorrei lasciarvi proprio con questo spunto di riflessione, che ciò che fa crescere noi esseri umani, ma non soltanto gli esseri umani, anche gli animali e anche le piante, perché anche le piante hanno bisogno di una relazione. Prendete una pianta e trattatela male, parlatele male e vedete questa pianta come poi reagisce, come poi sta. Ci sono degli studi che vanno in questa direzione, no? È così un animale. Spesso mi capita di vedere, e mi rattrista molto, come talvolta vengono per esempio trattati i cani, no? Che vengono, cioè per esempio qui vicino a noi, no? Da poco ho visto un cane che sta sempre legato in un angolo, è sempre lì legato in un angolo, no?
non l'ho mai visto fuori, ma è sempre con la catena legato in un angolo, gli hanno fatto un angolino con una specie di baracca per ripararsi dalla pioggia. Io passo e lo guardo e lui si mette lì perché è distante, non riesco quindi neanche a stare lì vicino e, come dire, a stabilire una relazione, no? Passo e lo guardo e ha uno sguardo molto triste, ha proprio uno sguardo triste, cioè si vede proprio l'espressione di tristezza, no? Di questo essere vivente. E a livello empatico la sento questa tristezza, no? La sento anch'io questa tristezza, proprio perché anche un cane ha bisogno di relazione, anche un qualsiasi essere vivente ha bisogno di relazione, che dire l'essere umano. E questa è la centralità della nostra scuola, la centralità della nostra accademia, la relazione. Quindi, al di là della difficoltà dello studiare, ciò che è importante è la condivisione con il corpo docente, la condivisione con persone con le quali confrontarsi, con le quali relazionarsi, con le quali avere una visione condivisa su come modificare la vita, su come modificare i pensieri, su come modificare le emozioni e su come mettere in pratica veramente, concretamente un sapere. Ok, non vedo altre domande. Io spero di essere riuscito a trasmettervi un messaggio. Per qualsiasi altra richiesta di informazione potete contattare la nostra segreteria, i riferimenti li trovate sul centro studi Bhaktivedanta, no? Quindi sul sito del centro studi, comunque l'email è segreteria@centrostudi.net, il mio indirizzo email eventualmente è a.boni@centrostudi.net. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro un buon viaggio di studio e di crescita personale. Buona serata a tutti.